Policoro contro il decreto sblocca Italia che le ha autorizzate. Oggi a Catanzara, all'assessorato regionale all'ambiente, c'è stato un incontro tra l'assessore Antonella Rizzo e i rappresentanti dei movimenti No Triv, nel quale è stato ribadito il no alle ricerche petrolifere in mare. Il servizio di Antonio Liotta. Regione e movimenti fanno fronte comune contro le trivellazioni nello Ionio. La parola d'ordine dell'incontro di Catanzaro è unità. Unità per tutelare le coste calabresi, ma anche per ridare autonomia decisionale ai territori. Lo ribadisce l'assessore all'ambiente, Antonella Rizzo, ricorda che la Calabria è stata la prima regione a impugnare gli articoli 37 e 38 del decreto Sblocca Italia. Un percorso che l'esecutivo, guidato da Mario Oliverio, ha intenzione di portare avanti insieme ai governatori delle altre regioni, sulla scia della grande manifestazione di luglio a Policoro. Così è stato nel primo incontro che abbiamo avuto a Termoli, dal quale è venuto fuori poi un manifesto sottoscritto da 6 regioni centro-meridionali che ribadiscono il no alle trivellazioni e che ribadiscono soprattutto che vi sia una chiarezza scientifica per capire meglio se queste metodiche che sono applicate per le prospezioni e le ricerche scientifiche siano delle metodiche sicure per quanto riguarda la nostra flora e fauna marina. Dal movimento Trib e dalle altre associazioni c'è soddisfazione per l'impegno della regione e la richiesta di andare avanti su questa strada utilizzando ogni strumento possibile. Sì, noi del coordinamento Notizia Calabria di Fabbricando l'Avvenire siamo molto soddisfatti perché finalmente dopo 2 anni di lavoro abbiamo visto che si può dialogare con le istituzioni e abbiamo visto anche che il terreno è molto fertile. Speriamo che appunto l'eco delle nostre azioni possa arrivare agli uffici di Renzi. Noi non siamo 4 comitatini urlanti, ma appunto in progetto, se non verremo ascoltati, ci sarà appunto la richiesta del referendum abrogativo del comma 1 dell'articolo 35 del decreto Sblocca Italia. Dopo l'incontro di fine luglio, nei prossimi giorni in programma una nuova riunione a Roma al Ministero dell'Ambiente. Per la regione un'occasione per cercare un dialogo con il governo e portare avanti le istanze della Calabria. Anche i 73 sindaci dei comuni costieri, spiega l'assessore Rizzo, dovranno fare la loro parte. L'esempio da seguire è quello del primo cittadino di Trebisacce, che ha sospeso con una propria ordinanza ogni attività legata alle trivellazioni in mare. Siamo allo sport!